vi sentite come me, allora siamo stati tutti grandemente benedetti da ciò che abbiamo sentito ieri sera attraverso il sermone o la testimonianza del fratello Brana. E allo stesso tempo nei nostri cuori sorge un profondo desiderio di avere una simile comunione con Dio. Penso che la testimonianza che abbiamo tradotto ieri, credo di non averla mai tradotta qui prima. Possiamo aver ascoltato diverse esperienze da questo o quel nastro registrato. ma non nella loro interezza come una testimonianza come quella che abbiamo ascoltato ieri sera. E quando pensiamo al fatto che Dio, nella sua fedeltà, sta raggiungendo l'umanità, che non lo cerca, che non lo vuole, ma che è così vicina a Dio, che Egli può entrare in contatto con loro, che può parlare con loro e rivelarsi a loro. Non c'è figlio di Dio credente che non desideri essere in contatto con Dio in questo modo. Quando queste cose vengono dette e ascoltate. E voi avete capito esattamente quello che egli ha detto, quando le tre bestie si presentarono avanti a lui. E una voce gli disse: Sono date nelle tue mani. Ma sicuramente non era la voce che gli aveva parlato prima. E il voto che aveva fatto. E come Dio si lega a queste esperienze. E lui dice, ho promesso a Dio che non l'avrei più fatto. E l'opportunità c'era. E divenne più grande e migliore. E di nuovo la lotta interiore sono date nelle tue mani e poi di nuovo la risposta ho fatto la promessa a Dio e poi la risposta di Dio l'avete compreso ieri sera è stato veramente meraviglioso Dio ci prende in parola e noi possiamo prendere Dio in parola E solamente quando saremo disposti a fare ciò che Dio ci chiede, Egli farà generosamente ciò che ha promesso. Ma anche i dettagli. Quando il Signore si rivolse a Lui, io sono il creatore del cielo e della terra. Avete sentito tutte queste cose ieri sera e poi all'improvviso la stessa voce dice, io sono colui che ha comandato la tempesta e le onde. Il medesimo che ha detto sia la luce. Il medesimo che si è rivelato nell'Antico Testamento. Egli era quello che si è rivelato nel Nuovo Testamento. E per la grazia di Dio possiamo sapere che Egli non ha ancora cessato di operare. E anche questa seria esortazione che ha fatto ieri è che in realtà non alludeva a nulla, ma ha detto letteralmente. Come posso dire così e così ha parlato a noi quando così e così non ha detto nulla? E se leggete soprattutto la traduzione tedesca Menge, allora non è scritto così dice il Signore, ma sempre così ha parlato il Signore. Non era una cosa che in qualche modo arrivava ora in quel momento, ma che era stata data prima e poi trasmessa. Se guardiamo tutte queste cose da vicino, se le approfondiamo, notiamo che tutti i profeti e tutti gli apostoli avevano questa riverenza per Dio. E come abbiamo detto alla fine, quando il fratello Branham ha detto, ho mai detto qualcosa che non si sia adempiuta? Ed è così, quando Dio ha parlato, allora noi possiamo parlare. E quando Egli rivela qualcosa, allora possiamo trasmetterlo e rivelarlo. Solamente quando l'abbiamo ricevuto da Dio possiamo trasmetterlo. E questo è realmente il desiderio del nostro cuore. Non nella presunzione o nella supposizione, ma nell'assoluta e definitiva certezza di trasmettere ciò che Dio ha rivelato. E se guardiamo all'Antico Testamento, è l'immagine ombra del Nuovo. Poi si legge qui in Esodo capitolo 25, dal versetto 19, in relazione all'arca del patto, sta scritto qui, fa un cherubino a una delle estremità e un cherubino all'altra. Farete in modo che questi cherubini escano dal propiziatorio alle due estremità. I cherubini avranno le ali spiegate in alto in modo da coprire il propiziatorio con le loro ali. Avranno la faccia rivolta l'uno verso l'altro. Le facce dei cherubini saranno rivolte verso il propiziatorio. Se ci si ferma qui, sappiamo che era la lastra di copertura dell'arca del patto. Nell'arca del patto c'era la parola di Dio. Alle due estremità, se questa era l'arca del patto qui, a un'estremità e all'altra estremità i cherubini. Le due ali si aprivano verso l'alto, sopra il propiziatorio. Ma i loro volti che erano rivolti verso l'interno, non guardavano verso l'alto, bensì verso il propiziatorio, verso la parola, verso ciò che Dio aveva detto. E se continuiamo a leggere, si legge qui nel versetto 21, e metterai il propiziatorio in alto, sopra l'arca. E nell'arca metterai la testimonianza che ti darò. Lì io mi incontrerò con te. Dal propiziatorio, tra i due cherubini che sono sull'arca della testimonianza, ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da darti per i figli di Israele. Un'indicazione molto potente del fatto che Dio pensa solo a ciò che lui ha già detto per rivelarlo al suo popolo, per trasmetterlo. Ma qui c'è anche il luogo della comunione con Dio, cioè dove Lui ha parlato, dove ha rivelato la sua parola al suo popolo, dove Lui ha dato promesse e decreti. È lì che Lui vuole comunicare ed avere comunione con noi. Troviamo la stessa conferma in Esodo capitolo 30 dal versetto 6. Qui si legge, collocherai l'altare davanti al velo che è davanti all'arca della testimonianza, di fronte al propiziatorio che sta sopra la testimonianza, dove io mi ritroverò con te. Era il luogo della comunione con Dio. C'erano le abluzioni, c'era il velo, il cortile, c'era il santuario, ma c'era anche il luogo in cui si poteva entrare in comunione con Dio. E quel luogo di comunione divina non era nel cortile esterno, non era nel santuario, era lì, dietro il velo, nel luogo dove si trovava la parola di Dio. Perché il popolo non veniva lì per ascoltare un sacerdote, veniva per ascoltare Dio che aveva dato la sua parola e l'aveva messa nell'arca del patto. E lì lui voleva avere comunione con loro e incontrarsi con loro. Noi crediamo che Dio abbia rivelato la sua parola in questo tempo e che la comunione con Dio non sia in qualcosa, ma nel fatto che Egli si è rivolto a noi, ha aperto l'arca del patto, ha fatto conoscere la sua parola e la sua volontà e sia entrato così in comunione con noi. Dio ha parlato con noi. E questo parlare di Dio non è avvenuto da qualche parte, ma alla sua presenza. Era nel suo santuario. Sì, proprio all'ingresso del luogo santissimo. Se sappiamo tutte queste cose, facciamo bene a fare come Mosè. Lui si è tolto i calzari e ha saputo il luogo in cui egli si trovava era Terra Santa, non perché i suoi piedi la calcavano, ma perché Dio era presente. E la santità di Dio ha preso il sopravvento, ha consacrato e santificato l'intero spazio, l'intero ambiente l'intera atmosfera, il suo pensiero, il suo tutto. Credo che allo stesso modo vale per tutti noi. Dio ha parlato, chi non dovrebbe ascoltare? Lui ha rivelato, chi non dovrebbe prenderlo a cuore? Lì io ti incontrerò, lì avrò comunione con te. Che privilegio per noi poter entrare direttamente alla presenza di Dio in questo tempo, essere stati sottratti da tutto ciò che è tradizione e collocati nella rivelazione diretta della Sua parola e della Sua volontà. Ne ho parlato molto brevemente l'altro ieri sera o qualche volta da qualche parte. Ci sono così tante persone che parlano ancora la loro lingua e non la lingua di Dio. Non trasmettendo ciò che Dio ha detto, ma in realtà parlando fuori dal segno. Ma se abbiamo compreso... Che Dio si è sempre servito di uomini attraverso i quali poteva parlare dopo aver parlato loro? Allora questo è un discorso vincolante di Dio per tutti noi. Allora nessuno può passarvi accanto come se nulla fosse. Se guardiamo alle sacre scritture, è Dio che ha preso queste singole persone e le ha rese una benedizione per gli altri e ha parlato attraverso di loro per dirci ciò che aveva da dirci. Io credo che Dio voglia comunicare con noi. Credo che Dio abbia rivelato la sua parola attraverso il suo Spirito e che voglia e confermerà questa parola rivelata attraverso il suo Spirito e la sua potenza. Ma per questo è necessario che diventiamo di un solo cuore e un'anima sola, come lo erano all'inizio che lottiamo di comune accordo verso lo stesso obiettivo e che siamo pienamente impegnati l'uno con l'altro e per la causa di Dio. E ci sarebbe qualcos'altro nella vita per cui potremmo sacrificare il nostro tempo e dare il nostro impegno? Non c'è nulla sulla terra su cui potremmo puntare gli occhi per occuparcene o a cui dedicare tempo ed energie, se non l'unica cosa per cui Dio ci ha ordinati. Questa cosa non è qualcosa a cui possiamo lavorare esternamente. Ma è l'opera di Dio in voi e l'opera di Dio in me. Perché Dio ci ha parlato e noi abbiamo ricevuto la Sua parola e vogliamo fare secondo quella parola. Qui nel sermone Avvertimento e poi Giudizio, il fratello Branham dice a pagina 8 noi siamo responsabili. Dio ci ha messo qui su questa terra per uno scopo. Siamo responsabili di fronte a lui per quello scopo per cui lui ci ha messo qui. Abbiamo una responsabilità davanti a Dio. E non un solo individuo che vi si può trovare davanti a causa della guida e della provvidenza divina, ma siamo stati messi tutti insieme per seguire il Signore e portare a compimento ciò che Egli ha istruito. Mosè avrebbe Potuto essere chiamato da Dio migliaia di volte, ma se il cuore del popolo non fosse cambiato, se non avesse creduto e non fosse andato avanti, tutto sarebbe stato inutile. E così Dio mette insieme le cose in modo fine e corretto. Lui dà il messaggero, lascia che il messaggio si diffonda, e poi vuole che tutti coloro che hanno ricevuto questo messaggio divino, stiano lì davanti al suo volto, dove egli parla con loro, dove l'arca del patto è stata aperta e la sua parola è stata resa nota e rivelata. Qui il fratello Branham dice, noi siamo responsabili. Dio ci ha messo qui su questa terra per uno scopo. Siamo responsabili nei suoi confronti per quello scopo per cui ci ha messo qui. Quanto vorrei liberarmi da questa responsabilità e a volte ad ogni costo. Ma Dio ha uno scopo per la vostra e per la mia vita. Lui ha uno scopo con voi, con me, con la Chiesa. E questo scopo deve essere realizzato. Ripensiamo ai primi giorni in cui Dio dava istruzioni e annunciava che questo messaggio era arrivato a noi e che lo avremmo portato a termine. E abbiamo capito come a volte anche sezioni di questa terra fossero indirizzate a volte qui e a volte là. E vediamo come la via di Dio sia effettivamente osservata. E proceda in modo così meraviglioso che difficilmente possiamo mancarla o passarvi accanto. Continua dicendo: Dovreste venire a Lui per accertarvi di ciò che Egli vuole che facciate. Non solo lui, il fratello Brana. Ma si rivolge a voi, si rivolge a me, si riferisce a tutti noi quando dice dovete o dovreste venire a lui per scoprire cosa lui vuole da voi. Ora forse qualcuno dirà che cosa voglio, cosa vuole Dio da me continuo a leggere e questa sarà la risposta. Se lavorate per qualcuno e lui vi assegna un lavoro in un ranch o in qualsiasi altra cosa, andate nella stalla, vi sedete e dite fatto. Vedete? Dovete andare e fare molte domande. Cosa vuole lui che tu faccia e poi lo fai. Quando lavori per qualcuno, lui scopre cosa ti è stato chiesto di fare. Per prima cosa, individualmente e come Chiesa. Dobbiamo aver compreso il mandato divino. Dobbiamo sapere cosa Dio ci chiede. E non sarà frainteso o interpretato come presunzione se noi o se io dico qui oggi con vero cuore sincero, io so cosa Dio mi ha destinato a fare, so cosa Lui mi chiede e so che non c'è modo di aggirare l'ostacolo, perché la via di Dio è questa, eseguire l'incarico che Egli ha dato. E vorrei dirlo anche qui, anche se a volte sembra che le cose abbiano preso una piega. Nel mio ultimo viaggio non solo ho visto Dio aprire porte potenti fino alla Cina, ma che i fratelli si sono riuniti. E poi hanno detto alla fine, fratello Frank, noi sappiamo che Dio ti ha destinato a portare avanti la sua parola. Dici da parte di Dio come è giusto che sia. Dovete fare questa esperienza una volta, non per me. O per il nome di qualcuno ma per Dio per il suo nome e per la sua parola dobbiamo comprendere che Dio ha un ordine divino e permettetemi di dirlo qui chi non si sottomette all'ordine divino deve stare attento e magari dirsi una volta e chiedersi dove sta e come sta davanti a Dio. Noi tutti, dal primo all'ultimo, dobbiamo sottometterci all'ordine divino. Se non ci sottomettiamo all'ordine divino, c'è un disordine di cui noi stessi siamo responsabili. Dio ha un ordine in ogni cosa. E Paolo scrive ai Corinzi perché Dio non è un Dio di disordine ma di pace, come in tutte le chiese dei santi. Qui il fratello Branham continua a dire, ora quando siamo qui sulla terra dovremmo rivolgerci a lui? che ci ha messo qui e dire, Signore, cosa vuoi che io faccia? Che cosa devo fare? Perché sono qui? Voi potreste dire, sì, gli uomini che sono stati chiamati a predicare la parola possono chiederlo. No. Tutti possono chiederlo. Tu e Dio. Noi tutti possiamo chiedere perché Dio ci ha messo qui. Perché qui dice, se sei una casalinga, lavi i piatti o fai qualsiasi altra cosa che Dio ti chiede. Falla al meglio. Non importa. Quanto piccola possa essere, devi farlo. Ora qualcuno potrebbe dire, sì, cosa posso fare mentre lavo i piatti? Non so se avete ascoltato attentamente quando il fratello Branham ha raccontato la storia della vita di John Wesley o no, di sua madre e di suo padre, non di lui, perché lui non ha avuto una vita facile, ma di suo padre, di sua madre. Ci saranno stati 18 figli e cosa disse? Questa madre utilizzava ogni minuto dei lavori domestici, sia che riparasse i vestiti dei figli, sia che lavasse, sia che pulisse, qualunque cosa faceva, utilizzava il tempo e aveva sempre un gruppo intorno a sé, cioè i suoi figli, per piantare il divino nei loro cuori fin da piccoli. Tutti noi, indipendentemente da chi siamo, abbiamo uno scopo. E chi stava realmente ascoltando quando il fratello Branham ha detto in quest'uomo che in seguito Dio ha utilizzato, il seme divino era già stato piantato quando era molto giovane. Una donna che avrebbe potuto lavare i piatti, fare il bucato e ogni genere di cose, ma aveva un compito. E questo compito Dio lo ha benedetto. Ma il testo va oltre. Continua dicendo... Voi dite, beh, la difficoltà è che ognuno di noi vuole fare il lavoro del suo prossimo. Noi tutti vogliamo avere la palla per noi stessi come siamo soliti dire. Anche in questo caso, ognuno deve stare al suo posto. Sicuramente tutti, o almeno la maggior parte di noi, abbiamo assistito a una partita di calcio. C'è un solo pallone e molti giocatori. E a volte la palla ce l'ha questo e a volte quell'altro. Ma l'importante è rimanere sulla palla. L'importante è che la causa di Dio vada avanti. Che sia l'attaccante qui, l'ala sinistra là, l'ala destra qui, il difensore là, non importa. Ciò che conta è che ci sia una squadra composta, allineata, che possa essere usata e benedetta da Dio. Se entrassimo in campo e la squadra si azzuffasse tra di loro e scoppiasse la lite, gli spettatori avrebbero troppo, sarebbero dispiaciuti di essere entrati, di aver pagato e di essere venuti. Ma i figli del mondo sono più saggi dei figli del regno di Dio. Questo è ciò che disse il nostro Signore allora. Ed è proprio così. Questo mondo sa cosa è giusto fare. Tutto è coordinato. Ognuno conosce il suo posto, conosce il suo compito. E nel regno di Dio tutti vogliono la palla da soli. Non c'è nessuno che possa intervenire individualmente per fare una partita. È una squadra, una composizione. E noi siamo un corpo del Signore, composto da molte membra. E dobbiamo, come ha detto qui il fratello Branham, trovare il nostro posto prima di poter fare la nostra parte. E quando vediamo qualcuno è capace e riesce ad andare avanti con la palla è bello e se la palla viene passata e qualcun altro corre in avanti con essa tutto va bene dopo tutto si tratta di far vincere tutta la squadra e il punto qui nello spirituale è che l'intera chiesa del Dio vivente è vittoriosa e vince. È di questo che si tratta. Non che i singoli vogliono improvvisamente avere la palla e quando ce l'hanno segnano così tanti autogol che non serve più a nulla. E questo è anche il peggio che possa accadere. Qui il fratello Branham continua. Come questo orologio, per esempio, ogni movimento ha il suo posto. Non tutte le parti possono essere la lancetta. Io guardo la lancetta solo quando voglio sapere che ore sono. Ma se una delle ruote dentate non funziona correttamente, l'orologio non sarà preciso e non segnerà l'ora. Con un orologio si guarda in alto e si vede la lancetta. Ma la lancetta non può indicare l'ora con precisione se l'orologio non funziona correttamente. E se la cosa non è a posto, e allora la lancetta non serve a nulla, allora al massimo si è commesso un errore, ma non si è informati correttamente. Cosa vuole dire il fratello Branham, che era un uomo di natura, un uomo di vita pratica, cosa vuole dire con questi esempi? Lui non era un orologiaio o un appassionato di calcio. Per citare questi esempi, ma ce li indicava come fece Paolo a suo tempo. Lui disse: Quando uno si unisce alla corsa, mette via tutto ciò che lo appesantisce. Non va alla corsa con uno zaino e tutto il resto, ma in abiti sportivi, dopo aver messo via tutto. Lui ha la comunione con Dio e non si tratta solo di alcune benedizioni di cui godiamo, ma abbiamo bisogno di questo collegamento, di questa comunione con Dio. L'abbiamo capito molto bene ieri sera. È tutto lì per noi. Dio non ci tratterà come figliastri, no, ci tratterà come figli. E come ha fatto all'inizio, così farà alla fine. E qui continua dicendo, è lo stesso per gli esseri umani. Tutti dobbiamo essere messi al nostro posto nel corpo di Gesù Cristo ed essere in armonia, allora possiamo determinare che ora è del giorno. Allora non guardiamo ciascuno il proprio orologio, guardiamo l'orologio di Dio e comprendiamo il tempo in cui viviamo. E quando guardiamo l'orologio di Dio, vediamo l'avvicinarsi della più grande prova di forza che ci sia mai stata. E notate come le potenze che sono su questa terra, queste potenze spirituali, religiose e le potenze politiche arriveranno a questo scontro. E l'ho detto Domenica ancora a Zurigo. Se interferisce negli affari interni della Polonia dovrà pagare pesantemente per questo. E l'uomo si sta spaventando in questo momento, ma solo per un momento, niente di più. E cosa succede? Vediamo realizzarsi il libro dell'Apocalisse. E non solo le sette teste, ma anche le dieci corna, devono mettere il loro potere a disposizione della bestia, su cui cavalca questa grande meretrice, fino a quando le parole di Dio non saranno adempiute, perché Dio ha messo loro in mente di farlo. Che cos'è? Ma poi in Apocalisse, capitolo 17, Dice che le dieci corna renderanno la meretrice sola e nuda e la bruceranno con il fuoco. Così è scritto. E poi nel capitolo 18 leggiamo, O grande città, i re della terra piangeranno e staranno lontani dicendo, In un'ora è venuta su di te la distruzione. E il profeta di Dio ha detto nella nostra generazione, così dice il Signore, la Russia sgancerà una bomba atomica sul Vaticano e lo distruggerà in una sola ora. Quando l'avremmo visto, ora notiamo attraverso il risveglio nell'Europa orientale, come tutte queste cose si stanno muovendo e ci deve essere una ragione per tutto. E ora ci sono ragioni sufficienti per portare a compimento la parola di Dio: perché tutto ciò che è scritto deve adempiersi nel bene e nel male. Noi non fermeremo nulla, ma prima di tutto il regno generale sarà rivelato. Ma la rabbia aumenterà a tal punto che un giorno la misura diventerà piena e traboccherà. E allora basterà premere un pulsante e sarà tutto finito. Qui il fratello Branham dice, è così che funziona con le persone. Dobbiamo essere tutti al nostro posto e in armonia nel corpo di Gesù Cristo. Allora possiamo dire che ora del giorno è. E non abbiamo sentito come ci è stato detto. Se volete sapere che ora è, guardate il vostro orologio. Se volete sapere che giorno della settimana è, guardate il calendario. Ma se volete conoscere l'ora di Dio, guardate Israele. E così vediamo che Dio ci dà la grazia di conoscere le cose. Noi non siamo profeti per annunciarlo in anticipo, ma Dio lascia che lo spirito profetico riposi su di noi per comprenderli man mano che si svolgono. E Dio ci ha dato la parola giusta per le cose che stanno accadendo per grazia ogni volta fino ad ora. Continua dicendo, allora il mondo guarderà e vedrà ciò che è. Ma vi stanno guardando sia che siate solo una piccola molla dell'orologio o la molla principale o qualsiasi altra cosa. Voi state facendo il meglio che potete fare al vostro posto. Non importa cosa percepiamo nel corpo del Signore. Dove ci troviamo e quali sono i nostri compiti? Se siamo fedeli in essi e li facciamo al Signore e non agli uomini, allora Egli ci benedirà. Continua dicendo che, perché abbiamo una responsabilità e un giorno dovremo renderne conto davanti a Dio. Oh, quando penso che è così vicina l'ora in cui ci troveremo di fronte al Signore. Mi viene da temere. E come ha detto ieri sera il fratello Branham, sento nel mio cuore sia una profonda gioia di vedere presto il Signore, sia un profondo dolore perché tanti non sono pronti ad incontrarlo. E questa è la situazione in cui ci troviamo. E chiederemo insieme a Dio di dare la grazia e che Lui rivolti tutte le sorti. Dove diventa impossibile e ogni speranza viene meno, Dio è in grado di intervenire, di dare una svolta, di glorificare il suo nome, di confermare la sua parola. Continua dicendo qui, molti di noi sono amministratori e devono renderne conto. Questa responsabilità di amministratore ci è stata data da Dio. Cosa scrive Paolo ai Corinzi? È una parola molto familiare. Così ci stimi ognuno come dei ministri di Cristo e degli amministratori dei misteri di Dio. L'ho letto prima. Deve essere proprio all'inizio della lettera ai Corinzi, dove Paolo mette questa espressione, che noi siamo amministratori della grazia di Dio e che dobbiamo essere trovati fedeli. È scritto proprio all'inizio del capitolo. Sono sicuro che potete trovarlo anche più velocemente grazie mille grazie di cuore prima epistole corinzi capitolo 4 versetti 1 e 2 l'ho segnato nella bibbia inglese e non l'ho segnato nella bibbia tedesca pertanto Poiché dobbiamo amministrare questo ministero come risultato della misericordia che ci è stata mostrata, non ci scoraggiamo. È una grazia di Dio, è una misericordia di Dio ricevere un ministero, ma amministrarlo fedelmente. Questo è il senso di tutto. E poi a questa parola se ne aggiunge un'altra, che siamo amministratori dei misteri di Dio. Oh, se ora cerco in Galati, di certo non riuscirò a trovarlo. Ma voi tutti sapete che è scritto e questo è sufficiente. Per me i giorni in cui viviamo sono semplicemente qualcosa di potente. Non c'è altro modo. Ma ora sto guardando in 1 Corinzi capitolo 4 e qui dice, così ci stimi ognuno come dei ministri di Cristo e degli amministratori dei misteri di Dio. Del resto, quel che si richiede dagli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. Sapete, quando si affida una cosa, e questo è stato espresso nella storia dei talenti, uno lo seppellì. Gli altri lo sfruttarono e Dio li benedisse. Non possiamo seppellire ciò che Dio ha portato alla luce. Non possiamo nasconderlo di nuovo sotto il moggio. Non possiamo nemmeno continuare a parlare secondo le nostre tradizioni ma dobbiamo lasciarci guidare dalla parola rivelata in ogni cosa. Nello stesso sermone il fratello Branham parla a pagina 17, qui dice, vedete, in una chiesa c'è il pastore, il pastore, ed è una persona speciale. È così equipaggiato che può portare le controversie del popolo. È un portatore di pesi. È il bue della squadra. Prima abbiamo parlato della squadra e qui il fratello Branham dice il pastore di una chiesa è la bestia da soma. È il bue che deve portare il carico, che deve essere portato con una chiesa. Continua dicendo, lui è un uomo che può sedersi. Se qualcuno ha qualcosa contro un altro, può sedersi con entrambe le famiglie senza prendere posizione può mettere le cose in chiaro e ripristinare la dolcezza. Se ci sono persone disposte ad ascoltare ciò che qualcuno ha da dire. Ma qui arriviamo alla domanda. Abbiamo il rispetto, come ha detto il fratello? Davanti ai servitori di Dio c'è un intero sermone intitolato Rispetto per i servi di Dio. Quando abbiamo sottolineato qui che non dobbiamo glorificare nessun essere umano, questo non significa che possiamo calpestare qualcuno con i nostri piedi, ma che dobbiamo rispettare l'ordine divino. E non posso fare a meno di pensare che qui sembra calzare a pennello e che tutti coloro che sono qui e quelli che non sono qui possano sentirlo. Ma questo rispetto si è perso davanti ai fratelli, è stato distorto, vilipeso e annullato. Anche le mie orecchie hanno sentito molte cose e non le dimenticherò mai. Dio mi perdoni se lo dico, ma un giorno, mentre passavo di là, ho sentito una conversazione e in questa conversazione la maggior parte delle persone conosceva la lingua polacca e stavano parlando dei due fratelli e letteralmente dicevano di uno di loro che era un bijog e questa parola le mie orecchie l'hanno sentita e nella lingua tedesca significa un piccolo toro Se abbiamo perso il rispetto per gli uomini di Dio vi dico che siamo sulla strada della rovina e abbiamo portato molte cose alla rovina perché non abbiamo rispettato l'ordine divino. Chi dà a chi il diritto di parlare e giudicare in questo modo? Quando la mia Bibbia dice che un anziano è degno di doppio onore, è solo nella mia Bibbia o è anche nella Bibbia di chi l'ha detto? Voi potreste dire sì, appartiene a questo luogo, era qui già da tempo. Avrebbe dovuto aver luogo lo stesso giorno o la domenica successiva, quando le mie orecchie l'hanno sentito. Ho mancato molte cose, ho sentito molte cose e ho chiuso gli occhi e le orecchie. Ma quei giorni sono passati una volta per tutte. Non ha senso sostenere una scrittura per un altro se non si è disposti a inchinarsi sotto la scrittura stessa. Questo va detto una volta. Non ho più nulla da perdere. Ho perso tutto. Posso solo vincere. E questo con la grazia di Dio. Qui stiamo parlando dei pastori, qui stiamo parlando del pastore, del pastore nella Chiesa. Se la fiducia, e questo lo dice lo stesso fratello Branham, se la fiducia nell'uomo che Dio usa in una Chiesa locale viene distrutta, allora l'intera Chiesa viene distrutta. Ed è proprio questo il caso. Era proprio questo l'ordine e nient'altro. Ma Dio ricostruirà. E il profeta dice, ho oh, davanti a me le mura ricostruite. Il profeta le ha già viste. E noi che siamo in vita adesso, potremo vederle per grazia e averne parte. È semplicemente l'ora che ognuno di noi si ponga sotto l'intera parola di Dio, dall'inizio alla fine. Non si può prendere qualcosa da qualche parte e poi andare contro qualcun altro. Ognuno esamini se stesso e si umili sotto la potente mano di Dio. E come si manifesta questo? Sottomettendosi sotto la parola di Dio. Soltanto allora ci si è umiliati sotto la mano di Dio. Qui dice egli stabilirà ogni cosa nella bellezza. Ma se qualcuno viene e vuole parlare e non ha la possibilità di parlare affatto, prende il cappello e dice devo dirlo. Non posso portare una cosa del genere qui. Dove sono finiti il rispetto e l'ordine divino? Dove sono finite tutte le cose? Non vogliamo onore dalla gente, ma io vi dico questo. Se vogliamo che Dio benedica i fratelli qui, allora dobbiamo pregare, stare dietro a loro e portarli davanti al volto di Dio e chiedergli di dare loro la sua parola in ogni momento. Questo è stato detto del pastore. Dice in conclusione, lui è un pastore e conosce la cura e le cose che porta con sé. Certo un pastore porta. Ma se vuole parlare a qualcuno da qualche parte e non viene lasciato entrare o non viene ascoltato affatto, cosa succede? E voi potete pensare quello che volete oggi. Ma chi non rientra nell'ordine comune della Chiesa Divina sulla Terra, non sarà mai nell'ordine celeste della Chiesa Celeste. Inizia qui e non in nessun altro luogo. La teoria può sembrare chissà come, ma la pratica inizia qui, in modo molto pratico. Poi dice, l'Evangelista è un uomo speciale, è un uomo che brucia come una palla di fuoco. Lui entra in una città predica il suo messaggio e se ne va da lì da qualche altra parte. Vedete? È un uomo speciale. L'insegnante è un uomo speciale. Si ritira sotto l'unzione dello Spirito Santo ed è in grado di prendere le parole e collegarle attraverso lo Spirito Santo. Né il pastore né l'evangelista possono essere paragonati a lui. Ognuno nel proprio ambito, ognuno nel compito che Dio gli ha assegnato. E ancora questo crea l'intera squadra, ognuno nel posto che Dio gli ha assegnato. Poi scopriamo che l'Apostolo è un uomo speciale. È una persona che mette tutto in ordine. È un uomo mandato da Dio per mettere in ordine tutte le cose. Anche questo fa parte d'esso. E noi crediamo che Dio restaura tutte le cose. E crediamo che questi ministeri, come li abbiamo letti qui, Dio li restituirà e che questo ordine divino sarà nella Chiesa divina. In conclusione, il profeta è un uomo speciale. Un profeta è un uomo a cui viene la parola del Signore. Perché la vita di un profeta è tale che la sua mente subinconscia e quella conscia sono così vicine che non deve andare a dormire per avere un sogno. Lo vede mentre è completamente sveglio. È una cosa che solo Dio è in grado di fare. Egli vede ciò che accade. È così che funziona. Quante volte la gente è venuta dal fratello Branham e gli ha detto, interpretaci il sogno. E il fratello Branham ha detto letteralmente, non posso interpretarvi il sogno finché non l'ho visto accadere esattamente davanti a me. E le persone erano sedute lì a raccontare il loro sogno e il suo occhio destro si chiudeva un po' di più e lui guardava la persona in questione e vedeva ancora esattamente il sogno davanti a sé che gli era stato riferito ed era in grado di dire, sorella, tu hai tralasciato questo e quell'altro, fratello, non hai menzionato questo e quell'altro. In quanto profeta, vedeva davanti a sé ciò che le persone avevano sognato e lo vedeva inconsciamente, nessuno di noi può essere l'uno o l'altro, il terzo, il quarto o il quinto, a meno che... Dio non abbia ordinato di esserlo. E noi crediamo che il Signore abbia meravigliosamente ordinato ogni cosa. E voglio dire che se oggi siamo in grado di interpretare un sogno o meno, credo che questo sia secondario. Ciò che dovrebbe essere importante è che non interpretiamo più nulla. Ma accettiamo pienamente la parola rivelata di Dio e diciamo, Signore, tu hai parlato e noi siamo qui per ascoltare ciò che tu hai da dirci. Dio ha bisogno di riportare la riverenza nella Chiesa davanti a Lui e alla sua parola davanti alla sua opera, davanti ai ministeri. Soprattutto questa riverenza divina deve ritornare nella Chiesa e allora saremo in grado di andare avanti con l'aiuto di Dio. Qui continua ancora con il ministero del profeta, ma il tempo è scaduto. Tutti voi avete questi sermoni, eppure... Sento sempre che le persone dicono semplicemente, immaginate, ho letto il sermone un paio di volte, ma solo dopo che avete citato queste cose mi è apparso del tutto evidente ciò che veniva espresso. Ci sono persone che leggono troppo velocemente, leggono troppo in fretta. Leggono come si legge un libro terreno. Ma se approfondiamo e chiediamo a Dio di rivelarci la sua parola e di parlarci attraverso il suo Spirito, allora Egli lo farà per grazia. Non c'è altro modo. E siamo convinti che Dio lo farà per grazia. In voi? in me e in noi tutti. Egli metterà insieme la sua Chiesa come una squadra di primordine e nessuno metterà un piede su per far inciampare un altro. Ognuno proteggerà l'altro. Avete mai guardato una partita? Io l'ho fatto molto molto spesso quando ero giovane. Non si tratta sempre solo di ricevere la palla, si tratta anche di respingere l'avversario in modo che non possa arrivare a chi ha la palla. E quando abbiamo capito tutto questo, allora diciamo, Signore, abbi pietà di noi. Il tempo sta per scadere. Colloca me, collocaci. Ognuno ha il suo posto e aiutaci a stare insieme in modo tale che tu possa usarci come la migliore squadra funzionante su questa terra. Forse la nostra fede è diventata piccola perché abbiamo fatto molte esperienze, ma penso che Dio ci insegna una grande lezione da ogni cosa. E quando abbiamo imparato questa lezione, che Dio ci protegga affinché non commettiamo più gli stessi errori, ma andiamo avanti con il nostro Dio per grazia, finché non passeremo dal credere al vedere. E lo sappiamo tutti, il fratello Russe l'ha già sottolineato e anch'io l'ho fatto. Non siamo qui solo per chiedere un prolungamento di questa vita. Siamo qui con il glorioso messaggio di Gesù Cristo, il crocifisso, di lui, il figlio di Dio, che ha dato il suo sangue e la sua vita per noi, affinché fossimo salvati, affinché ricevessimo il perdono e la salvezza e la vita eterna attraverso la fede in lui. Non solo un prolungamento di questa vita terrena. Oggi sono arrivata al punto che ne farei volentieri a meno. Una cosa desidero ed è di stare con il Signore. E non riceveremo prima la vita eterna, l'abbiamo già ricevuta per grazia che Dio ci aiuti e metta in noi il desiderio di cercare la comunione con Lui. Non di dire adesso Signore, parlami e fai con me come hai fatto con il fratello Branham. Io e voi non siamo il fratello Branham. Perché Lui dovrebbe fare lo stesso con noi? Ogni persona ha le sue esperienze con Dio. E non avete sentito cosa lui ha detto? Ieri sera ha sottolineato chiaramente che ci sono state tante imitazioni di questi ministeri divini. È un'imitazione, non è un originale. Ogni persona, ogni fratello, ogni sorella, noi abbiamo il nostro cammino con Dio. E Lui vuole darci le esperienze necessarie per la nostra vita di fede. E per me, per il ministero che ci ha dato, che ci darà. Lui farà in modo che sia così. Sia lodato e glorificato il suo meraviglioso e glorioso nome. Egli è ancora il Dio di Abramo. Isacco e Giacobbe. E sapete, quando disse questo agli scribbi di quel tempo, fece questa osservazione: Dio non è un Dio dei morti, ma dei vivi. Ma Abramo, Isacco e Giacobbe erano scomparsi da tempo da questa terra. Ma non erano morti, erano vivi, sono vivi ancora oggi, perché hanno la vita eterna. Dio non è il Dio dei morti, Dio è il Dio dei vivi, cioè di coloro che hanno ricevuto la vita eterna attraverso la fede in Gesù Cristo. Perciò Egli è il vostro Dio e il mio Dio. Così Egli è il nostro Dio, e ha dato la promessa che sarà sempre con noi fino alla fine del mondo. Sia lodato ed esaltato il suo santo nome. Amen. Amen. Alziamoci in piedi e preghiamo. Padre Celeste, ti affido questa parola. Senza saperlo siamo arrivati a queste cose senza volerlo. Perciò ti chiedo ora, oh Signore, insieme a tutti i fratelli e le sorelle che hanno a cuore la tua causa e che sono essi stessi parte di essa, Restaura il tuo ordine divino in ogni cosa. Riporta tutte le cose al loro giusto posto, come tu hai promesso. Restaura di nuovo. E in quest'ora preghiamo soprattutto per gli anziani. Rendiamoli degni di doppio onore, affinché... Quando ci sono dei malati, questi uomini siano chiamati e ci sia la fede che tu guarisca e rialzi i malati. Mio Dio, pensavamo di essere una chiesa biblica e non lo eravamo. Mio Signore, possa tu farci grazia e edificarci di nuovo, Signore, completamente ed esattamente secondo il tuo modello come l'hai lasciato a noi. Signore, prendici tutti e benedicici dalle ricchezze della tua grazia. Ti ringrazio con tutto il cuore. Tu lo farai. Alleluia al tuo meraviglioso e glorioso nome. Amen.